Sì, buonasera. Quindi, come mi dica? Eravamo d'accordo che oggi avrei richiamato perché ieri lei era in riunione con il consigliere. Ieri. No, non ci siamo sentiti dopo la riunione. Sì. Sì. Quindi io non ho nessuna notizia, non so nemmeno se voi siete d'accordo con l'email che mi è stata spedita ieri dal rapesta, dal famoso rapesta. Sì, no, dal consolato, l'email che io ho ricevuto ieri dal consolato è sempre il solito rapesta che sta continuando ad ostacolare il corso della giustizia e a non fornire i servizi da parte dell'ambasciata e del consolato d'Italia. L'email che ho ricevuto ieri era indecente e ancora una prova dello spreco di risorse, energie e tempo da parte di tutti. Perché lei mi dica se questo modulo che mi è stato spedito ieri non è un'indecenza. Da quanti mesi, chiedo l'assistenza di accompagnarmi dalla polizia a fare le mie denunce. E questo è quello che mi è stato dato ieri. Un modulo? Quarto, ne abbiamo preso atto e so che il consigliere Costanza doveva parlare direttamente con l'ambasciatore, va bene? Con l'ambasciatrice Piccioni, quindi anche con l'ambasciata, e stiamo cercando di rifare tutto della situazione per cercare insomma di capire se c'è congruenza tra le sue richieste e le risposte della sede che ci dicono comunque che sta continuando Congruenza cosa significa? Che avete finalmente chiesto a seguire. le coppie che finalmente avete guardato gli atti e avete chiesto le coppie di quelle famose convocazioni che sono false? Significa questo? Che il consigliere Costanza Significa che stiamo cercando di fare il punto della situazione, sì, raccogliendo tutta la documentazione, come puoi immaginare, richiede tempo, vogliamo fare chiarezza, questo lo posso assicurare, Quindi però nel ci frattempo tengo. però il consigliere Costanza non ha il potere di prendere uno dei vostri funzionari diplomatici, portarmi dalla polizia e fare tutte le denunce? E questo risparmierebbe tempo, energie e risorse di tutti quanti. Quanti giorni sono serviti a tradurre dall'inglese, dal vietnamita all'italiano questo modulo che mi è stato spedito ieri? E lo sa che cos'è questo modulo? Carta straccia, perché io non ho mai chiesto di querelare gli avvocati, ho chiesto di denunciare gli avvocati dalla polizia. Ah, ma perché lei non l'ha ancora capito? Si è svegliato oggi? Ah, ok. Allora, chi è che non l'ha ancora capito sino ad ora? Il consolato. E perché non l'ha ancora capito? Perché gli sta proteggendo. Semplice. La matematica. No, questo non è un punto di vista. Questo è un dato di fatto. Guardi che anche il suo collega De Zagon, Costa, guardi che anche il suo collega De Zagon per 3 mesi diceva di aver ascoltato. Adesso l'avete mandato in Brasile, così c'è una persona in meno, ok? Che può testimoniare la barbarie alla quale io sono andata attraverso avendo a che fare con quei disgraziati e poi con voi, l'ufficio assistenza cittadini all'estero, che rispondete al telefono, dite sì, e poi non fate nulla. Guardi oggi a che punto siamo, che lei è di nuovo un altro funzionario in questo ufficio che dovrebbe essere preposto ad aiutarci a portare chiarezza, e invece a che punto siamo? Che sono passate altre 2 settimane, 2 settimane a mio carico e voi pagati, dai cittadini per cosa? Per aria fritta? Tutta questa settimana di nuovo, dove io vi sto implorando semplicemente di portarmi dalla polizia a fare le mie denunce. C'è la
Comunità Europea, io glielo ripeto, si è permessa di dirmi che loro erano persuasi. Scusi. Infatti, però oggi ritorniamo al punto che io le telefono e lei mi cade dalle nuvole e mi dice, oh, mi dica signora Sorgia, ma sono io che le devo dire? Non solo sono io che vi devo chiamare continuamente perché non vi degnate nemmeno di rispondere alle emails nel vostro ufficio assistenza cittadini all'estero. Le ricordo che l'unica volta in queste 2 settimane che il consigliere Costanza mi ha risposto ad un'email era semplicemente per dirmi, oh signora, mi hanno detto che lei continua a chiamare ai numeri di emergenza, la prego di non ostruire le linee perché ci sono altri connazionali che potrebbero averne bisogno. Questa è l'unica email di risposta che io ho ricevuto dal consigliere Stefania Costanza. Questo è indecente. Non solo, per me è anche una beffa. E poi cosa ho ricevuto? Sollecitare dalla sede, cosa ho ricevuto? Non è soddisfacente? No, io non ho la bacchetta magica, io da qui non posso fare, io da qui posso prendere atto degli istanti dei nostri connazionali che sono all'estero, valutare se siano fattibili rispetto alla normativa che ci impone di limiti, sentire subito, segnalare subito la faccenda alla facciata funzionale. Vero? E voi avete dei limiti? Guardi che noi non siamo in Corea del Nord! Esasperata? Esasperata? Che la mia situazione è esasperata? Che mi sta costando una fortuna stare qua e voi come ambasciata l'unica cosa che vi ho chiesto è di accompagnarmi dalla polizia? Ma lei si rende conto dell'assurdità della situazione? Nonostante questo, le hanno inviato un interprete per facilitare la comunicazione con i funzionari vietnamiti. Questo è quello che ci risulta. Poi se ci sono delle specificità legate proprio al suo caso, va bene, io ho capito che i funzionari non ne avevano dei dubbi che fossero diversi per funzionari della polizia. Una parente della loro collaborazione, sono loro che hanno il posto della situazione, sono loro che sono i funzionari italiani meglio situati per poter fare una valutazione e soprattutto dare gli suggerimenti operativi. Da noi il nostro compito è mantenere i riflettori su questo caso, bene, non faremo in modo che passi inosservato, però ci deve dare anche il tempo per darci poi a con loro. Vero? Io le ricordo che voi, come assistenza cittadini all'estero, io per favore le chiedo una cosa. Io... Ma guardi, dottor Costa, che lei non abbia il mio rispetto. Ma quindi voi siete pagati per star là, giusto per ascoltare i casi? Maniera non costruttiva. Ma io mi domando qual è la ragione per la quale io e lei stiamo parlando. Se lei sa già solo si ricordasse la ragione per la quale io e lei stiamo parlando, forse lei non parlerebbe in questi termini. E infatti voi siete tutti confusi proprio sui vostri ruoli e come li manipolate a vostro favore. Io le ricordo.
ricordo che chiamo il suo ufficio da più di 5 mesi, perché il problema c'è stato sin dall'inizio. E io chiamo voi proprio perché il vostro ufficio è preposto. Allora, voi sin dall'inizio, siccome siete sempre allegati in coppia con tutte le comunicazioni... quando invece il cittadino vi sta dicendo che l'ambasciata, il consolato in loco sono corrotti e hanno fatto tante cose fuori dalla legalità, cosa fate voi? Eppure voi ne avete le prove. Voi ne avete le prove, perché voi avete gli atti. Mi dica. Io avevo fatto presente che se ci sono dubbi sulla cultura della legalità che investe la nostra parente di uffici all'estero, non siamo noi l'ufficio preposto. Noi cerchiamo di monitorare il corretto funzionamento delle attività di uffici, fare visite effettive. Ad esempio, questo si occupa l'ispettorato. Appunto. E io ho sempre allegato l'ispettorato. Che significa fanno il cazzo che gli pare? Questo significa, no, è la legge proprio, c'è un'autonomia gestionale. Vero. Il consolato, vero. Le chiedo soltanto un'altra cosa. Gli ho chiesto. Con nazionale, senti i familiari in Italia, pure loro non lo possono aiutare, decidono ovviamente di informare l'ufficio centrale, cioè noi, tra poi la decisione è sul tempo, la commissione. Appunto. E considerato che queste persone possono agire in piena autonomia, lontano soprattutto dai vostri occhi, quindi loro fanno quello che gli pare e c'è anarchia assoluta, chi ne paga? Guarda, io sto parlando dell'aiuto economico. Ma di tutto, hanno anarchia, c'è anarchia totale, fanno quello che gli pare. Ha parlato con la dottoressa... E io quello che avevo chiesto, avevo detto, perché non mandate un ispettorato qua immediatamente, così vi rendete immediatamente conto, un ispettore qua, che si renderà immediatamente conto. Ma lei può far presente questa istanza, poi non so se verrà accolta. Ma io l'avevo detto al suo collega De Zagon, che l'aveva rifiutato. Noi non facciamo visite effettive, deve rivolgersi all'ispettorato. L'ispettorato è allegato alle nostre email, l'ispettorato è sempre allegato. E io infatti gli ho chiesto anche a lei. Sì, ma io, dottor Costa, l'ho chiesto a lei l'altro giorno quando lei diceva 2 settimane fa, pensavo di averle chiarito questo punto. Beh, lei ha cercato di chiarirlo, però quando io gli ho chiesto esattamente la procedura, gli ho detto l'ispettorato è sempre legato alle mie emails. Lo sanno benissimo cosa sta succedendo. Perché loro non hanno ancora agito? Quella di ieri io ho allegato anche l'ispettorato. Sì, io ho allegato anche. Io ho allegato anche l'ispettorato, glielo assicuro. No, no, dottor Costa, io l'ho spedita anche. No, no, adesso l'ho guardato. Brava. Allora, io gli sto allegando. Ok. E io. L'ispettorato non sta facendo nulla, mi sta dicendo che devo fare una richiesta, da quello che mi risulta l'ispettorato non sono quelli, appunto, l'ispettorato non sono quelli
Le ricordo che ci sono ancora due interrogazioni parlamentari alla quale non c'è ancora stata risposta alla mia denuncia. Appunto. Questo gli avevo altresì spiegato, se non mi ricordo bene, che non è che poi la DG quarto, ad esempio, risponde agli elementi che possono essere stati richiesti e il di bianco si arriva in Parlamento. Ci sono altri canali, ci sono altri uffici intermedi, c'è l'ufficio rapporti con il Parlamento, all'interno della Farsina, c'è il Parlamento, voglio dire, vuol dire che noi non abbiamo dato informazioni, se ancora. Appunto, e questo è il problema. Quali informazioni avete dato? Appunto, quali informazioni avete provveduto voi, dottor Costa? Tutte le bugie? In base a quello che vi è stato trasmesso dal consolato. In base a quello che la signora Giuliana Storgia ci ha fatto sapere, quali sono le sue richieste, a richiesta risposta. Poi sarà chi di dover valutare se c'è coerenza o corrispondenza tra domanda e offerta. Tra quello che chiedeva la signora Storgia, no, perché la signora Storgia, dopo due settimane dall'accaduto, aveva dismesso il consolato, le ricordo, e stava cercando di fare le proprie cose indipendentemente nel frattempo che aveva denunciato a voi. Non si preoccupi, io sono qua che aspetto. Non è da escludere che possono già in questo momento essere in contatto con l'ambasciata per capire, per avere determinate garanzie su quello che è stato finora fatto o su quello che dovrà essere fatto. Va bene? Allora, va bene. Però ecco, io? Siccome sì, allora io le dico. La questione della legalità e della buona fede della nostra ambasciata di io ho malincuore. Non potete entrare. No, gli aspetti della buona fede, della legalità, del corretto funzionamento degli uffici. Allora, io gli ho fatto presente ieri che oggi. Sì, 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 ma io gli ho fatto presente un'altra cosa ieri. Se lei ha un problema sanitario grave, io ho subito la ambasciata finché la posso visitare. Se lei domani non può mangiare, noi andiamo subito l'ambasciata finché le diamo un sussidio. Se lei ha bisogno di un avvocato, cerchiamo di sollecitare una lista di. Ah. Sì. Che nessun legale vuole prendere il suo caso. Ah, e quindi? Di e io? Sì. Questa è una problematica che deve essere risolta. Di estendere magari la nostra gamma di avvocati dei servizi in loco. Sicuramente stanno valutando pure questo, staranno cercando quale legale. Vero, dopo tanti mesi finalmente staranno forse cercando un legale in modo che io possa venire rappresentata e finalmente si possa portare giustizia in tutta questa schifezza. Io sono ancora qua che aspetto. Ieri alla mia email infatti ho fatto tre richieste precise che sono le stesse dall'inizio, da 5 mesi, alla quale gli ho chiesto... Sì. Allora, io gli ho detto richiamo domani, così mi fa sapere perché io mi devo organizzare, perché io lunedì devo vedere la polizia e basta, in modo che anch'io possa tornare a casa. Lei non sa che per un'eventuale emergenza in un del consolato e dell'ambasciata non ci dia. Vero, no, mi sta prendendo in giro? Glielo devo ancora ricordare, dottor Costa, che la notte dell'aggressione, io ho chiamato il consolato per venire a portarmi supporto e mi hanno assicurato che in un'ora sarebbero venuti in ospedale e non si è presentato nessuno.
Vi siete dimenticati? Ecco perché a me fa impazzire quando mi si dice: oh signora, non tenga le linee occupate nei numeri di emergenza, ci sono altri italiani che potrebbero avere bisogno. Mi viene da ridere perché dico: che cosa? Le linee libere in modo che potete dire di aver risposto e poi non fate nulla, non fanno nulla? Le ricordo che io ero una donna che gli è stata strappata la maglietta di dosso, mi hanno rotto delle bottiglie di vetro in testa. Ha capito che mi hanno portato via in ospedale urlando: l'ammazzano. Ho chiesto una donna che venisse immediatamente in ospedale. Drammatico. Io ho parlato con la console in persona quella notte in ospedale. Ma lei si rende conto? A me invece dispiace di più perché l'aggressione, dottor Costa. No, lo sa di cosa vi dovete vergognare? Lo sa di cosa si deve vergognare la vostra console Colli? Che quella notte non è venuta e non ha mandato nessuno in ospedale. Questa è la cosa di cui si dovrebbe più vergognare. Passati in secondo piano, come non avete notato che la console non aveva neanche registrato il mio incidente? Ma lei si... Ah, ma perché l'ispettorato non lo sa? Non gli hanno già letto? Non gli avete già dato tutte le emails? Allora, allora... Lo sto già facendo per l'istanza, perché finalmente si dovrà andare in tribunale. Però io le ricordo, è mia opinione, che il vostro ufficio sia stato omertoso per tutto questo tempo. Ha visto le comunicazioni sin dall'inizio e non ha fatto nulla per agire, ok? No, lo vedremo. Io gli ho fatto tre domande di nuovo ieri a voi, al vostro ufficio, e per la quale non avete ancora risposto. E vi ho detto, per cortesia, rispondete immediatamente a questi tre punti, perché altrimenti con questi tre punti io posso riandare alla Comunità Europea, nella sezione diritti umani, e dire, ecco, adesso lo vedete, quello che viene... Allora, oggi perché l'ambasciata non ha risposto? Sì, ma allora, quali sono i tempi così lunghi? Se il rapesta dopo settimane e settimane è ritornato con un modulo da inviare per fare una querela agli avvocati, così, come se non avesse niente a che fare con tutto il resto, come se gli avvocati fossero, io fossi semplicemente non soddisfatta del servizio di un avvocato. Semplicemente non era un avvocato con tutto quello che ha fatto, no? Manipolando la giustizia, tenendomi lontano dalla polizia, eccetera. No, non è un caso criminale. Secondo loro, siccome sono amici, sono gli avvocati che ho preso dalla lista provveduta da loro. Si rende conto? E sino ad ora non mi hanno permesso di denunciarli. Mi mandano un modulo come unica risposta. Ok? Nient'altro? Nessuno che mi offra di portarmi dalla polizia a fare le denunce, in grazia di Dio. Allora, io ora posso dire alla Comunità Europea, vi avevano detto al consolato che stanno facendo del loro meglio. Ecco che cos'è il loro meglio. Questo, continuare ad allontanarmi dalla giustizia. Allora, le ripeto, io il consolato l'avevo già dismesso molto tempo fa e avevo incaricato un avvocato. Il quale dopo ho scoperto di essere stata frodata da questo, io sono ritornata da loro a chiedere aiuto, ok? E questo è quello che abbiamo da allora, finti appuntamenti con la polizia, un poliziotto che non si sa nemmeno che sia un poliziotto, me l'ha rapesta, me l'ha portato in casa. E per questa stessa ragione io non solo, mi è stato chiesto di chiedere l'appartamento dove mi ospitavano.
Il che mi stava consentendo di continuare a pagare il mio affitto in Cambogia. Ora che mi sto pagando l'affitto nell'albergo per stare qua, non sto più pagando nemmeno l'affitto di casa e le mie cose sono state messe dentro le scatole e messe da parte e me le daranno soltanto se pagherò gli affitti arretrati. Grazie Italia per il vostro sostegno. Io ripeto, la console Colli e l'ambasciatrice Piccioni si sarebbero già dovute difendere. Siete una vergogna in Vietnam. Queste donne stanno infangando ancora di più la reputazione dell'Italia. Non ne posso più di tutto questo, non ne posso veramente più. È una pazzia, uno scarica. Sì, mi dica. L'ha capito che io ho urgenza di tornare a casa, di fare le mie denunce e tornare a casa? Perfetto, perché a me sta costando. Arrivederci. Ha preso atto il dottor Costa? Prima di questo, dottor Costa, io per 3 mesi ho parlato con un certo De Zagon. Lo sapete dove è ora il De Zagon? È stato trasferito in Brasile. Perché i Monelli non gli puniscono in Italia, li promuovono. Perché, lo sapete perché lo fanno? Perché li promuovono? Per dimostrare a noi che loro possono fare quello che gli pare. È violenza psicologica, è bullismo, bullismo. Guardate l'ambasciatrice, cosa aveva fatto dopo che ha chiuso l'ambasciatrice. Il 13, l'avete visto il selfie carino che io ho nella pagina del mio Facebook, no? Si sono fatte quel selfie quel giorno, tutte sorridenti, per dimostrarmi che loro possono continuare a fare il cazzo che gli pare. Viva, viva l'Italia. Adesso un altro weekend passerà, io starò qua ad aspettare, mentre loro si possono godere il loro tempo libero. Poi lunedì ricominceranno con le loro riunioni, perché dal lunedì al venerdì loro sono pagati. Poi nel weekend, siccome loro non sono pagati, si fanno i cazzi loro la loro vita. E la signora Sugia è qua che aspetta i loro porci comodi. Cosa mi ha detto ieri l'ambasciatrice per telefono, vi ricordate? Ha detto che era solo una mia opinione, che pure a me non rappresenta il fashion italiano in giro. Ed è proprio questo il problema. E loro pensano che la mia opinione non vale nulla. Invece le persone che lavorano in ambasciata, oh, sono altamente qualificate. E la loro opinione è quella che veramente vale. Però infatti tutti i risultati delle loro opinioni e delle loro decisioni fanno sempre a favore dei soliti accozzati. Capito? E una persona deve stare calma e tranquilla. E mi dicono, non hai niente di meglio da fare? Perché non te ne torni a casa? No, non ho niente di meglio da fare e non avrò pace finché queste persone non torneranno a casa e metteranno persone di valore che ci possano veramente rappresentare. Buon weekend a tutti, viva l'Italia!